Signore e signori, ieri c'è stato il primo giorno del ritiro di Di Maro. Sono successe un sacco di cose ieri tra campo e extracampo, quindi oggi andiamo a fare un po' un recap del primo giorno di Di Maro e penso che questa sarà una cosa che faremo un po' tutti i giorni, andare a rivivere quello che è successo il giorno prima. Direi quindi di cominciare subito perché di cose ne abbiamo parecchie di cui parlare oggi. Vi ricordo soltanto l'iscrizione al canale, mi raccomando, è totalmente gratis, e poi attivate anche la campanella. Detto questo, partiamo subito ragazzi e ci avvaleremo di Calcio Napoli 24, che quando ci sono i ritiri ti tiene informato su qualsiasi cosa, e io direi di cominciare da qui, dallo staff di Conte, che finalmente è stato reso pubblico. Che io ricordi, il Napoli non ha mai fatto un comunicato sullo staff di Conte. Qui ce lo scrive Calcio Napoli 24. Come potete vedere, ci abbiamo un bel po' di gente. Ovviamente le L'Oreali, che quello diciamo è una garanzia, coordinatore dello staff tecnico, ci viene definito così. Cristian Stellini, vice allenatore, lo stesso Stellini che era il vice al Tottenham e all'Inter. Poi abbiamo Gianluca Conte, che non è altro che il fratello, che fa il collaboratore tecnico insieme ad Elvis Abruscato e Mauro Sandreani, quindi ci sono ben tre collaboratori tecnici. Gianluca Conte inoltre ho letto che farà una sorta di doppio ruolo, collaboratore tecnico e match analyst. Poi abbiamo Giuseppe Maiuri, che sarà il match analyst dello staff, e ci abbiamo dedicato un post ieri. Poi abbiamo Costantino Coratti, che è il preparatore atletico, che quindi andrà a sostituire Francesco Sinatti. Tiberio Ancora, dovrebbe essere, non lo so, personal trainer e nutrizionista. Alejandro Rosalén López, che è l'unico membro dello staff vecchio, che sarà invece il preparatore dei portieri, quindi qua Conte non si è portato il suo allenatore dei portieri. E poi per concludere Paolo Rea, che sarà il team manager. Non è proprio chiaro il ruolo di Oreali, secondo me, perché coordinatore dello staff tecnico può dire tutto, può dire niente. Pensavo che venisse a fare il team manager, ma a quanto pare il team manager è questo Paolo Rea. Poi Sinicropi, che era il vecchio team manager, cosa fa adesso? Diciamo che su questo non è molto chiaro. Comunque abbiamo ufficialmente la lista completa dello staff di Conte. Detto questo, passiamo alla ciccia, cioè andiamo a rivivere un po' il primo giorno del ritiro. L'allenamento è iniziato alle 17:25 perché i giocatori sono arrivati nel pomeriggio. Ingresso in campo, ovazione del pubblico, abbiamo risveglio muscolare per la squadra sotto gli occhi di Conte e dello staff. Metà campo di gioco è stata preparata per la seduta tattica, mentre i portieri conducono un bel allenamento specifico con l'allenatore dei portieri. Poi seduta atletica con una serie di scatti seguiti da corse di 100 metri, quindi partiamo proprio soft. 17:45, Malorù e Politano si dirigono in palestra e salutano i tifosi. 17:50, finisce il risveglio muscolare e inizia la parte tattica, squadra divisa in coppie da due. Ore 18, si continua la seduta tattica e qua ci segnalano un Gianluca Conte, fratello e match analyst del Napoli, quindi confermato il doppio ruolo, dirige la seduta con grande grinta e fisicità. 18:15 iniziano le partitelle e vengono create quattro squadre 2 contro 2. Da una parte i blu contro gli azzurri, tra i blu ci sono Contini, Juan Jesus, Marlui, Anghissà, Gaetano, Ostiga, De Ambrosino, in azzurro Sorrentino, Chedira, Caius, Lindstrom, Mezzoni e Spinazzola. Invece nell'altra partita beige contro gialli, in giallo Caprile, Nathan, Popovic, Simeone, Zerbin, Rafa Marin, e in beige Osimhen, Ngong, Mazzocchi, Rachmani e Russo. E iniziano le partitelle, segna subito Gaetano, poi segna Chedira, doppietta subito dopo, poi segna Zerbin, un altro gol di Zerbin di tacco addirittura, assist di Ostigard e gol di Lindstrom, segna anche Popovic. E 18:23, quindi 8 minuti, finiscono le due partitelle. Poi abbiamo altre partitelle e si scambiano le coppie, segna Spinazzola. Attenzione qui, 18:35, Simeone sembra accusare un po' di dolore alla schiena dopo una botta in campo. Attenzione, segna di nuovo Chedira e poi
finisce l'allenamento, come era abbastanza prevedibile, i giocatori stremati si accasciano in campo per riposare e durante questo frangente succede una cosa che secondo me è importante segnalare, cioè Conte va da ognuno dei calciatori a stringergli la mano e comunque ringraziarlo. Può essere magari un modo per far sentire importante il calciatore, per gratificarlo mentalmente. Tutto può essere, io la butto lì. Anche perché io non ricordo in passato allenatori che sono andati a stringere uno a uno la mano ai giocatori dopo gli allenamenti. Quindi è una cosa che mi piace sottolineare. 18 e 41, stretching. Ora 18 e 50, termina la prima seduta. Applausi dalla tribuna, ovazione del pubblico. Ci sono i portieri in campo. E poi alle 19 termina, diciamo, la giornata. Oltre a Simeone, è uscito acciaccato anche Osimhen. Infatti, come potete vedere da questa immagine, c'ha una fasciatura, diciamo, abbastanza vistosa sul piede. Non dovrebbe essere assolutamente niente di grave. Quindi, questo, ragazzi, è stato un po' il recap della giornata di ieri. Ovviamente, diciamo, si è fatto tra virgolette poco perché l'allenamento è iniziato nel pomeriggio. Ora, passiamo a quello che è successo fuori dal campo, perché ieri, ragazzi, diciamo che è stata un po' la giornata dove si sono chiusi due casi importanti, e uno è quello di Kvaratskhelia. Ieri ha parlato l'agente Mamuka Yughelyi, c'è stata questa intervista con un famoso giornalista sportivo russo, Nobel Arutsamian, dopo la partita Georgia-Portogallo, quindi questa è un'intervista comunque abbastanza vecchia, non di ieri, diciamo. Il giornalista gli chiede: hai detto in un'intervista passata che ti dispiace per il fatto che Kvara non giocherà in Champions League. Cosa farei al riguardo? E Yughelyi gli risponde: è necessario quindi vincere lo scudetto. Guarda caso, dopo la conferenza di presentazione di Conte, sono cambiati gli atteggiamenti. Quindi rimarrà a Napoli o voglia di vincere lo scudetto? Lui ha voglia di vincere. Per quanto riguarda il contratto, tutto dipende da De Laurentiis. Se pensa di vendere Kvara lo farà. Se Napoli dice di restare, il contratto è il contratto e quindi di conseguenza Kvara rinnoverà. Kvic ha tante offerte, si è parlato del PSG, vale 100 milioni, non lo so. La cosa più importante è che si sia creato un nome in Europa, è perché così è un nome appetibile. De Laurentiis, i rapporti con lui sono buoni, io lo stimo e ci rispetto dal punto di vista umano che lavorativo. Quindi, ragazzi, in sintesi, ha corretto il tiro, che mi sembra abbastanza logico e scontato dopo che aveva parlato Conte. Quindi, caso Kvara, possiamo considerarlo chiuso. Ora che si è chiuso il caso, bisogna fare il rinnovo, perché ragazzi il rinnovo va fatto perché Kvara non può continuare a essere uno dei meno pagati in rosa. E oltre al caso Kvara, ieri si è ufficialmente chiuso anche il caso Di Lorenzo, che ha scritto una lettera ai tifosi. Andiamo un po' a leggere. Allora, ovviamente, diciamo, c'è stato un filmato. Il Napoli ieri ha caricato un filmato e si sentivano in sottofondo le parole di Di Lorenzo, che appunto leggeva questa lettera. Cari tifosi del Napoli, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po' scombinato come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Vabbè, succede anche nelle storie più belle e intense vivere momenti di crisi. Verissimo. Tutti quelli che come noi portano l'azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare e su questo io non ho niente da dire, cioè ci sta, è normale. Così come lo abbiamo vissuto noi questo trauma da tifosi, anche loro lo avranno vissuto. Avvertivo la vostra delusione sulla mia pelle e non riuscivo con i miei compagni a cambiare l'inerzia della nostra annata. Lo ammetto. Mi ha accarezzato l'idea di andare via e questa frase mi piace perché qui Di Lorenzo è stato sincero, ha detto: sì, ho pensato di andare via. Sentivo la vostra insoddisfazione nei miei confronti e come ha detto il presidente, avevo avuto la percezione di essere stato abbandonato dalla società. Dopo il crollo che abbiamo vissuto sul campo, però, era tutto comprensibile, la vostra rabbia, la frustrazione, la mia confusione. Diciamo, fino a mo' niente da dire, ragazzi, cioè, a me è sembrato finora sincero. Ha detto tutte cose che ci stanno, comprensibili. Ora però la parte, ecco, la parte che mi è piaciuta meno, si deve sempre parlare di questo Giuffrédy. Non capisco perché qui a Napoli Giuffrédy è Gesù Cristo.
Cioè, veramente, Giuffrida è più importante di tutto il resto. Bisogna sempre parlarne. Il mio procuratore ha un rapporto che va oltre la sfera professionale, ha percepito il mio disagio e ha fatto il suo lavoro, cercare di agire a mia tutela e nel mio interesse. Ma non c'è persona più felice di lui che io sia rimasto a Napoli, sicuramente. Guarda, sarà stato felicissimo che tu sia rimasto, eh? Come no? Questa stagione maledetta però è finalmente passata. Attenzione qui, ho ascoltato le parole del presidente De Laurentiis e quelle di mister Antonio Conte. Ho parlato con entrambi in questi giorni e il messaggio che posso trasmettervi senza fare proclami inutili e promesse da marinaio è molto semplice. Non vedo l'ora di ricominciare perché mi sento uno di voi. Ecco qua ragazzi, questo penso sia il pezzo più importante di tutti perché ho parlato con De Laurentiis e mister Antonio Conte. Cioè, ogni tanto non mi faccio questa domanda, ma se non fosse arrivato Conte e fosse arrivato, non so, un Pioli, no? O un italiano, cosa sarebbe successo? Cioè, tutti questi casi si sarebbero chiusi positivamente? Io dico assolutamente no. Perché questo, ragazzi? Perché lo abbiamo detto anche nel video di ieri. Il Napoli, prima dell'arrivo di Conte, praticamente veniva visto come una società allo sbando totale, dove era una nave che stava affondando a picco. E per me De Laurentiis ha preso Conte anche per questo, cioè perché sapeva di non riuscire a gestire questo post, diciamo, annata disastrosa. Probabilmente sapeva che senza Conte sarebbe andato tutto allo scatafascio e quindi ha detto: mi prendo Conte, un allenatore ambizioso, leader carismatico, lo accontento su tutto e lui sono sicuro che mi risolverà i problemi. Guarda caso è successo perché arriva Conte, la gente di Kvara cambia idea e adesso quindi si è risolto il problema. Di Lorenzo pure cambia idea perché sicuramente ragazzi ha parlato con Conte, gli avrà spiegato, lo avrà motivato, avranno parlato sicuramente di cose importanti e guarda caso Conte arriva e risolve tutti questi problemi e adesso si inizia la stagione senza casi in sospeso o casi diciamo negativi. L'arrivo di Conte è stato ragazzi, è stato l'ancora di salvezza per il Napoli perché io non oso immaginare oggi cosa sarebbe successo se al posto di Conte ci fosse stato un Pioli, per esempio. Penso ci sarebbe stato il fuggi-fuggi generale. Poi bravo che comunque non fa proclami inutili, non fa promesse da Marina. Bene, non vedo l'ora di ricominciare. Molto bene. Ci potranno essere altri momenti difficili, ed è normale che ci siano, ma mai rinnegherò quello che città, tifosi e società, nella persona del presidente De Laurentiis, hanno fatto per me e la mia famiglia. Essere il capitano del terzo scudetto, il primo senza Diego, non è solo un onore, è una responsabilità. Non potevo andare via così dopo una stagione insopportabile per il valore della maglia che indossiamo e anche perché il tuo caro procuratore aveva detto che chi va via dopo un'annata del genere è solo un vigliacco. Io queste frasi non me le dimentico. Sono dispiaciuto per tutto quello che ci è accaduto, ma lo ribadisco, è ormai alle spalle. Davanti a me adesso vedo solo l'orgoglio di tornare a vestire quei colori che amo, quella fascia, quindi confermato che rimarrà il capitano. La voglia di mostrare all'Italia la vera forza del nostro Napoli e di rivivere le emozioni da brividi del 2023. La nostra città merita di gioire ancora, ama fatica e vi assicuro che lo faremo con la faccia arrabbiata, come ha detto il mister. È ora di rialzare la testa e dobbiamo farlo tutti insieme. Ci vediamo a Castelvisanco perché lui deve fare le vacanze e poi soprattutto al Maradona. Vi aspetto al nostro fianco come sempre Giovanni. Quindi ragazzi, io, diciamo, non è che devo perdonare di Lorenzo perché come ho sempre detto nei video passati, io prima di, diciamo, crocifiggere di Lorenzo voglio aspettare perché secondo me è successo qualcosa e voglio capire anche quello che, diciamo, la sua versione. E anche nel video di ieri dicemmo vorrei sentire Di Lorenzo. Di Lorenzo ha parlato, ha detto cose sincere, ha detto la verità, è stato onesto. Per me va bene così, cioè per me si chiude qui la cosa. Fatti queste vacanze, goditele fino all'ultimo perché ne hai bisogno di riposo, poi torna e spacca tutto. Cioè, adesso passiamo ai fatti. Il caso si è chiuso e di certo lui si dovrà riguadagnare un po' la fiducia dei tifosi perché ragazzi, inevitabilmente dopo quello che è successo la spaccatura si è creata. Cioè, ci sono i tifosi che magari adesso lo hanno perdonato, ci sono tifosi che probabilmente non lo perdoneranno mai per quello che è successo, però penso che l'unico modo per provare a farsi perdonare
il rendimento sul campo. Quindi, caro capitano, riposati e torna carico, mi raccomando. Detto questo, passiamo alle notizie di calciomercato, quelle un po' più, diciamo, secondarie. Ieri il Napoli ha ufficializzato la cessione di Zanoli al Genoa in prestito con diritto e obbligo di riscatto, quindi confermata quella notizia di cui avevamo parlato qualche giorno fa. Prestito con diritto che diventa obbligo a certe condizioni, penso che siano tipo il numero di presenze, e mi pare che il riscatto di 7 milioni. Sgarbi va al Bari in prestito insieme ad Obaretin. E concludiamo con questo, perché l'agente di Mario Rui ha detto che Mario Rui ha espresso un pensiero: dopo 7 anni vorrebbe tornare in Portogallo, quindi Mario Rui vorrebbe tornare in Portogallo. Oggi però c'è un ritiro con Conte, quindi, detto in maniera sintetica, Mario Rui vuole andare in Portogallo, Conte però lo vuole valutare in ritiro. Quindi io penso, ragazzi, che questa cessione di Mario Rui, che credo sia ormai scontata, arriverà finito il ritiro di Di Maro, o comunque dopo giorni di valutazione. Penso che sia quello l'andazzo, anche perché, ragazzi, il posto di Mario Rui in teoria è stato preso da Spinazzola, e la cessione di Mario Rui, secondo me, si va a collegare con Mario Hermoso, perché ieri sera Di Marzio ha praticamente fatto questo articolo dove c'è scritto il Napoli punto Hermoso, ma bisogna prima fare delle uscite. E questo si collega anche al video che abbiamo fatto ieri, cioè il Napoli comunque ha fatto dei colpi d'entrata, però adesso la rosa si deve un po' sfoltire, perché abbiamo troppi giocatori in certi reparti, e anche da un punto di vista delle liste dobbiamo sfoltire, perché abbiamo un eccesso di over 22. Quindi Di Marzio ieri ha fatto questo articolo dicendo che praticamente servono due uscite in difesa, e qui Di Marzio ci cita come Nathan, Ostigard e Juan Jesus i principali indiziati. C'è però un problema: se tu fai uscire due di questi qui, hai praticamente 5 difensori, perché avresti Buongiorno, che tra l'altro stamattina ha fatto le visite mediche, quindi io penso domani arriverà l'ufficialità. C'hai Buongiorno, c'hai Rachmani, c'hai Rafa Marin, ci avresti Hermoso e poi uno di questi due. Decidete voi quale. Comunque sono 5. Ora, o consideri Di Lorenzo, Olivera, Braccetti, allora lì poi devi andare a prendere rispettivamente un esterno destro e un esterno sinistro. Però se scartiamo l'ipotesi dei Braccetti, tu avresti 5 difensori centrali, te ne servirebbe un sesto. Quindi secondo me non è tanto l'uscita di questi tre, diciamo due di questi tre. Secondo me l'uscita, le due uscite saranno Mario Rui più uno di questi due. E chi può essere? Forse Nathan, che può andare in prestito e quindi possiamo vederlo all'opera in una squadra che gioca la difesa a 3, 38 partite su 38? Ostigard? Non lo so. Però secondo me le due uscite potrebbero essere Mario Rui e uno di questi tre. Diciamo, ragazzi, che Hermoso alla fine è fatto, cioè l'accordo è chiuso, gli accordi su commissione, bonus e ingaggi sono state trovate. Napoli non sta chiudendo il colpo perché deve prima sfoltire la rosa, cioè è una questione numerica. Non credo che ci siano altri club su di lui. L'Inter si è ufficialmente defilata, infatti sta andando a prendere Cabal del Verona. A oggi c'è solo il Napoli per Hermoso, può esserci un altro club sotto traccia, non ve lo so dire, però a oggi sembra esserci solo il Napoli. Quindi vediamo di fare in fretta queste uscite, perché è importante che comunque Hermoso arrivi anche il prima possibile, perché così si lavora sulla linea. E quindi, ragazzi, questo è quanto riguardo il primo giorno di ritiro a Di Maro. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani col recap della giornata 2 di Di Maro, vediamo se succederà qualcosa di interessante in questa giornata, così poi ne parliamo domani. Detto questo, forza Napoli sempre, e noi ci vediamo alla prossima.